Ciao, come state? Questo è il nostro solito post che facevo dopo per raccontare un po' che cosa ci siamo detti. Oggi, anche oggi eravate tantissimi e abbiamo parlato di tantissime cose. In realtà sì, dobbiamo dire la verità, non siamo partiti proprio con un tema, Però poi mano a mano, insomma, il tema è uscito fuori partendo da quello che io ho visto al Salone del Libro, ovvero questo museo della fantascienza, il MUFANT che ho conosciuto, e il quale Federico da Roma ci ha detto che lui l'ha visitato quando è venuto a Torino per lavoro. Agostino magari ne approfitterà venendo su da Monopoli ad Alessandria a novembre per trovare i suoi amici, quindi magari farà un salto anche a Torino. E io di questo sono contenta quando posso darvi anche delle informazioni su cosa visitare qui nelle mie zone, insomma, quando venite su. Poi anche io l'ho scoperto solo del libro e presto andrò a visitarlo, così poi magari vi faccio anche una recensione. A parte questo, insomma, devo dire la verità, è che anche Peter, insomma, ci ha fatto venire l'acquolina in bocca perché ci ha raccontato un po' di queste barche dei pescatori che stavano arrivando a Isola e che a me, insomma, come immagine, l'idea delle barche dei pescatori che arrivano mi piacciono sempre tantissimo. E poi, vabbè, tutto quello che loro ci portano, chi sa cucinare il pesce, se vuole anche cucinarlo a me va benissimo, anzi lo accetto. E come dicevo, insomma, Peter, ci ha detto che avrebbe cucinato queste triglie, che ha comprato fresche. E avrebbe bevuto anche un buon vino della sua terra, beato te, Peter. Occhio a quello che ci racconti quando si parla di mangiare. Tra l'altro, mangiare, insomma, abbiamo salutato anche Pachi che mi ha detto di andare a salutare i suoi amici a Torino al Cacio Tarallo. Ci andrò presto, promesso, te li saluto. E poi, insomma, salutiamo anche Luciano, questa new entry, anche lui cuoco che ci ha invitato ad andare nel suo ristorante al vecchio scalo nell'entroterra genovese a Novi Ligure. Ci andrò perché dovete sapere che insomma l'entroterra genovese ha tantissimi prodotti eccezionali, ma un po' come tutta la nostra Italia e che quindi vanno veramente degustati, per cui sì, faremo anche quello, faremo anche questo giro. E poi che cosa mi avete detto? Beh, mi avete consigliato, Mega Naturista ha consigliato un libro da leggere proprio perché ci avviciniamo ad Halloween, questa storia Una strega, somma lombardo di Cesarina Briante che in qualche modo è ambientato vicino all'aeroporto di Malpensa nel 1600, una storia intrigante, come ci dice lui. Quindi non mancherò anche di leggere questo libro, insomma, me lo sono appuntato. Mi sono appuntato tantissime cose perché poi mi sono appuntata anche il Cosmo Prof di Bologna di Maurizio, che insomma ha detto che il mondo delle donne ho aperto e chiuso una parentesi perché non è proprio il mio mondo, perché io non amo essere così al centro dell'attenzione, truccata e tutto quanto, ma è sempre, insomma, piacevole visitare anche questi appuntamenti dove trovi un po' di tutto, trovi le novità e vabbè, prendi spunto perché no. E poi grazie a Federico perché mi ha dato veramente tantissime indicazioni su dove andare a Roma, visto che ci dovrò andare i primi di dicembre e quindi insomma mi ha dato un po' di idee dove dormire, dove mangiare, così come ha fatto anche Ago che mi ha dato il sito bellitaliavacanze.it che gli ha dato un suo amico e che quindi andrò anche lì a vedere e andrò a cercare delle informazioni per Roma. Bene. Con questo, insomma, abbiamo fatto un'ampia carrellata di quello che ci siamo raccontati, per cui io vi aspetto martedì mattina, come sempre, qui 9:15. Se volete venire a me a trovare, sono anche su Patreon, Simona Non Solo Radio. E nel frattempo vi lascio anche la mail se volete scrivermi, imhcalibun@libero.it. Un bacio, un abbraccio, vi aspetto e fate i bravi se potete, mi raccomando, ma siate sempre curiosi. Ciao! La prossima settimana però ad un tema, è promesso. Ciao!